Ciao a tutti amici di Bocconi TV e amici di Sportframe. Siamo oggi qui con una delle ginnaste facenti parte della squadra nazionale di ginnastica artistica, Elisa Meneghini. Ciao a tutti. Benvenuta. Allora, la prima domanda è una domanda di rito. Come ti sei avvicinata al mondo della ginnastica artistica? Perché dalla ginnastica ritmica sei passata a quella artistica? Ho iniziato la ginnastica artistica perché da piccolina ero molto vivace e non stavo mai ferma e saltavo sui divani anche in casa, per cui mia mamma ha provato a portarmi in una palestra ed ho iniziato con la ginnastica ritmica. Poi, iniziando gli allenamenti, avevo capito che non era adatta a me perché per la ritmica devi essere molto sciolta e comunque un po' più alta e così, e non faceva per me, per cui ho cambiato disciplina e sono passata alla ginnastica artistica e da lì è iniziato il mio percorso. La tua prima consacrazione a livello internazionale è avvenuta al Festival Olimpico della Gioventù a Trebisonda nel 2011 e in quell'occasione hai vinto anche due medaglie, una squadra e l'oro e il bronzo individuale all-around. Cosa hai pensato in quel momento? Quella gara è stata molto bella. Anche perché il clima era un po' diverso dalle altre gare, perché era come in un villaggio olimpico, era una specie di villaggio olimpico dove c'erano molte altre discipline ed è stata una bellissima esperienza che mi ha fatta crescere. E cosa hai capito in quel momento? Hai capito che forse potevi arrivare ad obiettivi più grandi o è stato un primo step? È stato il primo passo per poi raggiungere molti altri Nel obiettivi. 2014 hai avuto uno stop importante per un problema alla schiena che ti ha precluso i mondiali del 2014. Cosa hai provato in quel momento? Quali sono state le paure barra sensazioni che hai avuto la prima gara post infortunio? Beh, il momento dell'infortunio è avvenuto proprio prima della partenza del mondiale in Cina. In quel momento mi sentivo molto delusa, anche perché mi ero preparata molto bene ed è venuto questo momento di sconforto che non ho potuto gareggiare. I miei allenatori e il mio medico Matteo Annoni mi sono stati molto vicini e mi hanno aiutato a affrontare questo momento ed ho potuto riprendere dopo pochi mesi la mia preparazione per le altre gare. Cosa si prova a dover abbandonare una competizione così importante come i mondiali e qual è il momento in cui capisci che il dolore è maggiore della forza e della determinazione che hai nel partecipare a questi eventi? In quel momento provi molto sconforto anche perché mi ero preparata molto bene, però il dolore era davvero forte. Non riuscivo a gareggiare, per cui io insieme alla mia allenatrice e al direttore tecnico abbiamo deciso che era meglio non rischiare, anche perché poi il dolore poteva aumentare e peggiorare la situazione. Quindi è stato davvero brutto quel momento, anche perché sono stata là a vedere le mie compagne gareggiare. Comunque io facevo il tifo per loro, perché sono dovuta stare lì in Cina ed è come se fossi stata in campo gara con loro. Il recupero è stato abbastanza lungo, però il 2015 comunque è stato un anno di grandi soddisfazioni che è culminato col Mondiale di Glasgow. Cosa hai provato a partecipare a un'edizione dei mondiali dopo aver saltato quella del 2014 e se hai avuto sensazioni più o meno forti e diciamo una forza più grande dentro di te per affrontare questo tipo di manifestazioni? È stato molto difficile recuperare da quell'infortunio, però se hai la voglia dentro di te di riprendere a pieno con gli allenamenti, riesci a superare ogni ostacolo e così è stato. Con l'aiuto delle persone a me più care sono riuscita a superare questi ostacoli ed ho avuto la convocazione per il Mondiale di Glasgow, che era una tappa molto importante perché dovevi qualificarti per le Olimpiadi di Rio. Ce l'abbiamo fatta ed è stata un'emozione fortissima partecipare a questo mondiale perché era un clima molto diverso, c'era un po' di tensione anche perché tutti speravamo in questa qualificazione olimpica che è avvenuta. Proprio Rio è stato il coronamento di un sogno. Penso che sia il sogno di ogni atleta appena fa i suoi primi passi nel suo sport. Cosa hai provato appena sei arrivato in Brasile e quali sono le sensazioni che si provano passeggiando in questo clima? Allora, il momento della convocazione, quando il direttore tecnico ha dato i nomi, non capivo più niente, non me l'aspettavo davvero. Quando sono arrivata là e ho visto il villaggio olimpico, mi sembrava tutto molto enorme ed è stato bellissimo poter stare all'interno del villaggio con atleti di ogni nazione, i migliori del mondo e potersi confrontare
con loro, anche perché cercavo di imparare da loro. È stata veramente un'emozione fortissima, anche perché è il coronamento di tutti i sacrifici e di tutti i giorni d'allenamento. Durante la qualificazione per la finale a squadre qualcosa non è andato del tutto bene, diciamo. E cosa hai provato quando sei salita sulla trave dopo che sia la Ferlito che la Ferrari sono cadute? In quel momento ero molto agitata, anche perché io dovevo portare il teso avvitato che avevo provato tantissime volte in palestra, ed era il movimento che avrei dovuto fare proprio in quella gara. Però il direttore tecnico, dopo le cadute delle mie compagne, ha deciso di farmi fare solo il salto teso, per cui ero agitata per due motivi, sia per il salto teso che lo provavo però non mi veniva tante volte in allenamento, sia perché mi sentivo proprio il peso sulle spalle perché le altre avevano sbagliato gli esercizi. Come giudica Simone Biles come atleta? È veramente imbattibile su tutti gli attrezzi o qualche atleta potrà prima o poi toglierle il trono? Beh, lei è una ginnasta molto potente e dinamica, e è veramente brava e magari qualche atleta riuscirà a batterla, però non si sa. Sì, diciamo che forse è diventata una ginnasta umana quando è caduta dalla trave nella finale, che poi comunque l'ha portata al bronzo, perché... Sì, nessuno se l'aspettava di questa caduta, però sbaglia anche lei. Giusto. Quali sono pregi e difetti del mondo ginnico italiano e quali sono le differenze che ancora avete rispetto al mondo della ginnastica, magari rispetto agli Stati Uniti, alla Russia o alla Romania? Beh, noi cerchiamo di dare il massimo con le qualità che abbiamo e cerchiamo di sfruttarle al massimo. E, vabbè, la Russia, le ginnaste russe sono molto eleganti, l'America invece sono molto più potenti, lo si vede anche dal loro fisico. E le cinesi anche sono molto, fanno parecchi esercizi. E questo porta magari a dei coefficienti iniziali molto più alti rispetto a quello delle altre atlete. Però stiamo lavorando anche noi per alzare il coefficiente dei nostri esercizi. Quali sono i tuoi obiettivi per il 2017 e cosa ne pensi dei mondiali che si terranno proprio nel 2017 e nella decisione di portare a 4 il numero di partecipanti per la squadra? Vabbè, i miei prossimi obiettivi, ci sarà il campionato di Serie A, dove ci saranno 4 tappe come ogni anno. Poi ci saranno gli europei e i mondiali e i giochi del Mediterraneo. E ai mondiali, in preparazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020, si prenderanno poi 4 ginnaste e qui sarà ancora più difficile riuscire ad entrare per avere un posto nella squadra. Però io cercherò di dare il massimo, come ho sempre fatto, e si deve guardare sempre avanti. Quali difficoltà comporta per un atleta diventare un professionista e soprattutto per voi magari ginnasti che vi approcciate a questo mondo molto giovani, quali sono i sacrifici che un ginnasta deve fare per affrontare questo tipo di vita? La vita di una ginnasta non è molto facile, ma è piena di sacrifici. Noi ci alziamo alle 7 del mattino, iniziamo l'allenamento alle 8:30, e lo terminiamo all'1, poi abbiamo solamente un'ora di pausa dove pranziamo, poi riprendiamo l'allenamento alle 2, finiamo alle 4:30 e poi quando abbiamo scuola facciamo dalle 5 alle 8, per cui di tempo libero non ne abbiamo molto, però se si vuole raggiungere un obiettivo comunque ci si deve allenare duramente e si devono fare comunque tanti sacrifici. Come si riesce proprio a gestire l'ambito tra virgolette studio e lo sport agonistico? Ci sono grossi sacrifici da fare ovviamente, e inoltre quali sono le ripercussioni più evidenti sulla vita di un atleta che decide e tra virgolette diventa una campionessa? Beh, noi non abbiamo molto tempo libero, però cerchiamo di sfruttare le ore che abbiamo magari per divertirci un po' insieme. Io abito a Lissone in un appartamento con le mie compagne, quindi insieme si cerca un po' di collaborare, ci aiutiamo un po' e magari, non lo so, cerchiamo di passare il tempo libero per svagarci un po'
perché dopo comunque tante ore di allenamento la stanchezza comunque si sente. Tra i giovani che si apprestano a iniziare una carriera agonistica, molti smettono, diciamo, in tempi molto brevi perché non si vogliono far carico di tutte queste preoccupazioni, eccetera. Tu, nella tua breve carriera, hai mai avuto momenti in cui hai detto ora smetto, oppure hai sempre filato tutto liscio? No, ci sono stati molti momenti dove ho pensato di smettere e di terminare la mia carriera, però poi quando la passione è molto forte non riesci a mollare questo grande amore per la ginnastica e per lo sport. Ovviamente. Abbiamo intervistato un po' di tempo fa Igor Cassina e ci ha parlato del suo movimento. Secondo te è più importante designare, diciamo, un movimento come tuo oppure vincere una medaglia ad una competizione internazionale? E inoltre se stai pensando di magari creare un movimento tuo? Sì, sto lavorando con le mie allenatrici per cercare un movimento adatto a me, per poi dare il mio nome. E comunque, vabbè, entrambe le cose sono molto importanti. Ovviamente. Diciamo. E grazie a Rio la tua popolarità è aumentata oppure no? E come si gestisce, diciamo, l'immagine prima e dopo l'avventura di Rio? Sì, la mia popolarità comunque è aumentata, anche perché questa Olimpiade ha comunque dato una grande, molta più visibilità alla mia immagine e anche alla ginnastica artistica, che comunque è considerato uno sport minore rispetto ad altri sport, per cui sì, anche alle gare lo si vede dai palazzetti, sono molto più pieni di fan anche che vengono a chiedere autografi, lo si vede anche da questo. Perfetto. E come gestisci la tua immagine sui social network e pensi che questo strumento, tra virgolette, sia importante per un atleta, sia positivo oppure negativo per un atleta ed è buono farne un buon uso oppure sono, tra virgolette, un qualcosa che ti si può ritorcere contro? No, secondo me è un buon strumento per far vedere comunque chi sei, comunque se sei anche una ginnasta brava così, secondo me bisogna un po' farsi vedere anche sui social senza esagerare, però cercare di mostrare le tue qualità e quello che sai fare. Perfetto. E ultima domanda di questa prima parte, che cosa si prova ad essere, tra virgolette, popolare e magari a vedere delle persone che per strada ti fermano per chiedere una foto, un autografo, e se è cambiato, diciamo, la sensazione che provi dalla prima volta che ti è successo? Beh, a me fa sempre piacere quando gli altri magari mi fanno complimenti o mi incontrano per autografi o foto, perché vuol dire che io per loro sono un punto di riferimento e sono un esempio da seguire. Questa è la squadra di Rio. E sì. Una domanda su questa immagine è: quando, tra virgolette, siete nella gara individuale, tifate per le vostre compagne o sono comunque, tra virgolette, degli avversari da battere? Vabbè, questa è una foto scattata dopo la gara squadre. Vabbè, nella gara squadre si cerca di aiutarsi a vicenda, anche perché la ginnastica, cioè tutte noi avevamo bisogno di aiuto e di conforto in questa gara, perché era molto importante. Invece nelle gare individuali comunque è molto più una cosa personale, anche perché se sbagli comunque l'errore va a discapito tuo, non di tutta la squadra. Perfetto. Ginnaste vite parallele. Allora, questo programma televisivo è, diciamo che secondo te è stato importante, ha permesso di conoscere la ginnastica, che comunque tra virgolette è uno degli sport minori, e è importante far conoscere anche questi sport e magari non pensare sempre al calcio o al basket, a questi altri sport, e concentrarsi su questi sport minori. Ha avuto l'effetto sperato? Secondo me questo programma ha avuto molto successo, anche perché c'è stata molta visibilità e comunque la gente ha potuto capire
la vita che facciamo anche noi ginnaste, e non solo focalizzarsi sempre sul calcio e magari su altri sport, invece capire anche i sacrifici che facciamo noi. Il rapporto con la tua allenatrice Claudia? Abbiamo un rapporto molto stretto, anche se in palestra lei comunque è la mia allenatrice, quindi il rapporto cambia. E lei è un punto di riferimento per me, e quando sono partita per Rio lei è rimasta a casa e non è potuta partire, e questo è stato molto difficile per me perché con lei lavoro tutto il giorno e ci sto quasi 24 ore su 24, e lei mi dà consigli, mi aiuta molto e mi dà i riferimenti giusti per poter eseguire al meglio l'esercizio. Quindi là non aver lei è stato molto difficile, anche in allenamento io cercavo di ripetere nella mia testa le cose che mi diceva, infatti mi ha scritto un foglio con tutti gli elementi che dovevo fare per ricordarmi come li dovevo fare. Comunque lei è un punto di riferimento per me. Qua ti faccio vedere due immagini, corpo libero e trave. Quale preferisci i tuoi attrezzi? Su quale, tra virgolette, sei più sicura? E su quale un giorno vorresti vincere una medaglia? L'hai posto, diciamo, come tuo obiettivo? Allora, gli attrezzi mi piacciono entrambi, forse un pochino di più il corpo libero, perché riesco a esprimere meglio le mie qualità. E forse sul corpo libero è l'attrezzo dove punto di più. Ora l'ultima immagine. La premiazione in comune. Cosa hai provato quando ti hanno premiato e quali sensazioni hai sentito? Sono stata molto orgogliosa, anche perché il comune di Lissone ha potuto riconoscere comunque il grande obiettivo che ho raggiunto, e mi ha fatto molto piacere questa cosa. Ringraziamo la nostra ospite Elisa e gli auguriamo un in bocca al lupo per tutti i suoi avvenimenti futuri. E ciao a tutti e... Grazie, crepi il lupo, un bacio.